Il teatrino è un piccolo gioiello architettonico che è il luogo di proiezioni, di conferenze. Con Video Sound Art ho voluto sperimentare un nuovo formato espositivo che consiste in un dialogo fra scultura, video, suono, film, performance. Volevo che questo luogo, che è un luogo di apertura, appunto fosse aperto anche ad artisti della scena italiana e anche un'apertura verso un pubblico più giovane per il quale le frontiere fra le arti non esistono. Abbiamo ricevuto l'invito circa un anno fa di progettare un intervento all'interno del Teatrino Itadaoando da Palazzo Grassi e ovviamente l'abbiamo accolto con molto entusiasmo. Curo Video Sound Art dal 2011, è un centro di produzione, un festival di arte contemporanea che è nato per supportare l'inserimento nel mondo del lavoro degli artisti attraverso appunto la produzione delle opere e l'intermediazione con fondazioni, istituzioni nazionali e internazionali. Tutto l'impianto del progetto è partito dai grandi riformatori teatrali del Novecento. Abbiamo immaginato un dialogo tra questi artisti e i riformatori, coloro che nel Novecento hanno messo al centro il corpo, cercando una riscrittura del linguaggio teatrale. Durante le esercitazioni c'era un'attenzione alla scomposizione delle varie parti del corpo. Questa scomposizione è mirata a liberare il corpo stesso da automatismi, annullare le gerarchie a cui siamo abituati per riportare in scena un corpo nuovo. Il primo atto vede come protagonisti Luca Trevisani ed Enrique Ramirez. Il video L'Homme sans image, Enrique Ramirez ci mostra quest'uomo che nuota all'interno del mare. Quest'uomo è come se fosse sospeso in una dimensione tra il sogno e la realtà, è come se avesse tutta la sua vita alle spalle. Come se stesse rinascendo, come se questo mare fosse un po' una madre. Luca Trevisani ci propone diverse opere, in particolare abbiamo un corpo scultoreo composto da Daniel Day-Lewis e due bioplastiche intitolate Don't Try This at Home. In entrambe queste opere noi troviamo degli elementi organici. Questi elementi quindi fanno proprio emergere l'idea dell'artista di corpo esteso. Ci sono anche, ovviamente, in ogni parte, gestus 1, gestus 2, delle attivazioni con quelle che i curatori chiamano un coro, cioè le performance. Il coro del primo atto è interpretato da Andrea Di Lorenzo e Caterina Gobbi. Andrea Di Lorenzo, attraverso una performance statica, per molte ore durante i giorni della mostra, immobile, un esercizio davvero molto complesso per il corpo, quello dell'immobilità, per un tempo così prolungato. Caterina Gobbi si esprime attraverso un atto performativo in movimento che è assolutamente in relazione con il teatro Itadaoando, con la scala, con queste pareti, con il materiale, con il cemento, facendo del suo stesso corpo una scultura. Dopo la segmentazione delle parti del corpo avvenuta durante il primo atto, si arriva ad un momento in cui possiamo veder vacillare le strutture che governano i comportamenti e che governano la nostra società. Ci ritroviamo di fronte ad un corpo nuovo che è pronto a sondare nuove possibilità di stare al mondo. E questo è quello che accadrà in dialogo con i due artisti del secondo atto. Ludovica Carbotta, attraverso il processo che viene a Monowi, ci parla dell'autosegregazione, quindi qualcosa che il cittadino si è autoimposto. Adrian Zenelli, in How Deep Can a Dragonfly Swim Under the Ocean, ci parla invece di una segregazione che viene imposta dall'esterno, vissuta anche in maniera molto negativa da una persona che ha trascorso 21 anni in carcere. Ci ritroviamo animali robotici, volare, rincorrersi all'interno di architetture brutaliste. In
In questa seconda parte Anna Maria Aimone è entrata in relazione con le opere proprio fisicamente, mettendo in scena se stessa, le sue sensazioni, le attivazioni muscolari a questo punto, ancora una volta, che ha sentito in relazione alle opere esposte. Benedetta Barzini è un'icona della moda italiana, si è resa disponibile a partecipare a questo gioco, questa interpretazione di questa lettura, quindi una performance anche molto teatrale se vogliamo, è riuscita a entrare perfettamente in gioco con l'architettura del posto, con una luce surreale e magnifica che rispondeva esattamente alle esigenze poetiche del testo della Carbotta. La Barzini si è fatta giudice, accusato, accusatore. Io stesso sono l'imputato e non sono certo la causa del male di me stessa, oppure la mia testa. Non è possibile dare risposta al secondo quesito. Drian Zanelli presenterà durante l'ultimo giorno di apertura al pubblico di Gestus una performance, o meglio un happening come lui preferisce definirlo, in presenza di una tromba robot realizzata e suonata dal musicista Giorgio Ristante. Saremo tutti coinvolti in una caccia alla libellula con fionde giocattolo e palline di carta. Driant, in presenza del pubblico, con ironia, ci permette, ponendo al centro il personaggio della libellula, di giocare con l'architettura di Tadao Ando. Sarà per noi il fattore importante di successo se gli studenti, che sono numerosi a Venezia, vengono a vedere questo insieme di azioni, perché questa mostra non è statica. Chi viene potrà tornare e vedrà una cosa un po' differente. Questo progetto non ha l'ambizione di essere trasformativo. Ci aspettiamo però che il visitatore possa uscire da questo percorso con una serie di dubbi, che possano esserci delle messe in discussione, anche di punti fermi.